Dio non ama tutti, Dio ama ognuno, è un po' diverso. E a te ti ama in una maniera, la sfida della tua vita è voler varcare quella soglia, voler entrare in questa grandezza che si vede in questi due uomini che hanno consolato tanti e che hanno fatto cose grandi che restano nella storia. Vedete, loro credevano nell'uomo, non nel senso di un credere così acriticamente, no, l'uomo c'ha i suoi problemi, l'uomo c'ha le sue debolezze, ma in fondo l'ultima parola è di Dio. L'ultima parola nel cuore di ogni uomo, pure il più lontano, che nega l'amore di Dio in tutte le forme, l'ultima parola però nel suo cuore ce l'ha un altro, ce l'ha uno che gli vuole bene. Devi credere a quell'ultima parola. La mia e la tua sfida è pensare bene di quello che ci sta succedendo. In fondo la radice della santità è credere nella santità di Dio, è credere che Lui è buono e ti vuole veramente bene. Ma io vedo una cosa, ci sono state altre epoche, abbiamo dovuto combattere con altre tentazioni. Oggi una tentazione che avete tantissimi ragazzi, eppure noi vecchietti, una tentazione è quella di una mesta concezione di noi stessi. C'è una tristezza che resta lì, latente, in fondo pensare che sia sbagliato credere in qualcosa di luminoso, di importante, di bello, di prezioso. Ogni persona che vuole fare qualcosa di prezioso nella vita deve rompere con una tristezza. Disobbedire a una tentazione di nulla che ha dentro di sé. Quanti ragazzi state messi così? Sgonfi. Pensate male di voi stessi. Quanto vi sbagliate. L'altro ieri era Pasqua. Il Signore nostro Gesù Cristo è morto ed è risorto per noi. Perché l'ha fatto? Così. Perché era una cosa bella? O perché valeva la pena? Perché ti ama Dio? Perché ti ama Dio? Perché ne vale la pena di amare te? Vale la pena di amare te? Tu sei importante, tu sei prezioso. Credeva Giovanni XXIII che si poteva parlare con tutti, perché in tutti c'è il bene. Giovanni Paolo II ha lanciato iniziative perché ogni uomo può essere santo. Io ero a Santiago de Compostela quando disse per la prima volta quella frase: non abbiate paura di essere santi. Perché ne ho paura? Perché ne hai paura? Perché abbiamo paura di andare fino in fondo. E vai fino in fondo, che c'hai da perdere? Abbiamo paura di credere alla bellezza che noi siamo. Ma Cristo ci crede, Cristo ci crede che tu sei importante, dà la vita per te, muore per amore tuo, per te risorge. Ma ti tratti come una cosa da quattro soldi, mentre invece sei importantissimo. Vali il sangue di Cristo. Quanto valgo io? Al cambio quanto valgo? Quanto vali tu? Il più triste che sta qui questa sera, il più sgonfio, il più scoraggiato che stia qua dentro, sappia che non sta credendo alla verità. Se la tristezza abita nel tuo cuore, non è la verità quella lì. La verità è Cristo, e la verità è che Cristo ha pensato che tu sei uno che vale la pena che la seconda persona della Santissima Trinità fosse torturato, flagellato, crocifisso, morisse per amore tuo. Lui ritiene che si può fare. Lui ritiene che tu vali la pena. Ricordo uno dei momenti più importanti della mia esperienza di Giovanni Paolo II, perché sono stati molti i momenti in cui ha toccato la mia vita. Ero da poco tempo diventato cristiano e c'era la giornata mondiale della gioventù, la prima, un po' seria, che si fece, era qui a Roma, credo fosse l'85, e lui disse: sì, oh Cristo, vale la pena di essere uomo perché tu hai scelto di essere uomo. Io in quel momento sentì:
Ma allora non è così brutto essere Fabio. È come se tu ti vedi un pochino bruttina, un po' così. No, quando domandi, ti rispondo come sono, ti rispondo, sei un tipo, no? Nel sistema per dite gentilmente che non sei un granché, no? Ecco, e poi scopri che un'attrice bellissima si sta facendo la plastica per somigliare a te. Ma allora così scorfana non sono. Se la seconda persona della Santissima Trinità ha voluto somigliarmi, allora vuol dire che io non sono proprio così male. Credere all'amore di Dio. Guarda che Dio non ti ama solo perché è amore. Ti ama anche perché t'ha creato Lui e sa che sei bello. Sa che sei bella. Sa che senza di te non si può fare. Sai perché t'ha creato Dio? Perché senza di te non si può fare. Ci sono persone che solo tu puoi amare. Ci sono cose che solamente tu potrai fare, parole che solamente tu potrai dire, sentimenti che solo tu potrai provare. In nome di Cristo, sii te stesso, davanti a Dio, nel suo amore. In nome di Cristo, credi che tanto quanto Dio ha amato e operato in Giovanni Paolo II e in Giovanni XXIII, così Dio vuole operare in te. Speriamo ci sia qualche coraggioso qua dentro.